Il Veneto, con 14.400 immigrati, assolve alla sua quota parte di ospiti. Nell'incontro tra prefetti del Veneto e il prefetto incaricato dell'immigrazione, Mario Morcone, per il presidente ANCI Veneto è emersa un'apertura. Al momento confermato lo stop agli arrivi. Sì, corrisponde al vero, questo lo ha confermato il prefetto Morcone, in quanto il Veneto in questo momento sta rispettando, è al completo rispetto alla quota di ripartizione per regione in base al numero dei residenti, al contrario di altre regioni ci ha confermato quali Lazio, Campania e Lombardia. Microaccoglienza distribuita tra i comuni, ma moltissime amministrazioni sono restie ad attuarla, mancano adeguate rassicurazioni. Io e noi, insomma, come struttura regionale sappiamo che il tema era già stato affrontato, quindi l'esclusiva volontarietà noi la vediamo abbastanza difficile, ecco, da attuarsi qui nei nostri territori. Ovvio che se ci sono dei segnali veloci rispetto a quelle richieste che provengono da molto tempo, con tempi di permanenza minori, con lavoro obbligatorio rispetto alle comunità e con certezze sui ricorsi, forse comincia a esserci anche un approccio un po' diverso, però si devono accompagnare queste misure con urgenza, ecco, perché altrimenti noi abbiamo la sensazione che sarà sempre molto molto difficile, nonostante attività informative, divulgative ed esempi concreti di gestioni con la microaccoglienza che funzionano, ecco, che stanno avvenendo queste attività. I campi di Cona e Bagnoli saranno comunque alleggeriti, ma come? Il prefetto ha detto o i sindaci, e quindi ha continuato a fare appello ai sindaci, decideranno in qualche modo di prendere una responsabilità e di provare queste quote, insomma, legate al numero di residenti, con tutta l'assistenza necessaria che può dare, lui anche chi chiesto che intervenga la regione in un'assistenza magari ai comuni più piccoli per fare i progetti di gestione e quant'altro. Però se non interverrà, come dire, questa modalità in cui ci saranno anche comunità che non accolgono, che si fanno avanti, e ha detto che saranno costretti ad aprire altri spazi di proprietà demaniale per comunque sgravare le situazioni di Bagnoli e Cona. Quindi questo alleggeriscono le due basi creando dei microcentri, insomma, con una concentrazione L'obiettivo minore. L'obiettivo principale è questo, però se non si riesce a realizzare con la partecipazione dei sindaci che attualmente non partecipano, dovranno valutare le soluzioni di altri spazi di proprietà demaniale, e quindi spazi comunque non di microaccoglienza, ma di accoglienza più ampia, che non condividono, che sanno che creano problemi, ma di fronte a mancanza di altre soluzioni sarà questa la strada obbligata, così ha detto. Ecco.